Riccia del centro culturale della cittadina ungherese di Köln, ho il piacere di porgere un cordiale saluto e il benvenuto alla signora Giovanna Lisa, presidente dell'Associazione culturale La Roccia, al signor Enzo Di Grazia, critico d'arte, ai membri dell'associazione e a tutto il pubblico intervento oggi, all'apertura della mostra del pittore Vologisván Péter e dell'artista creativo Szenti Szücs István, entrambi delegati dal nostro istituto. Do il mio cordiale benvenuto anche all'artista, chi presidente Vologisván Péter. Szenti Szücs István è presente con noi attraverso le sue opere. I contatti nel campo artistico tra la città di Köln e Pordenone, di cui motori sono Giovanna Lisa ed Enzo Di Grazia, risalgono a quasi 10 anni fa. Dalla nostra prima attività comune, una mostra alla quale 10 giovani artisti hanno avuto l'opportunità di presentarsi a Köln. Ogni anno abbiamo ospitato mostre organizzate e curate da Enzo. Una simile collaborazione continuativa nel tempo presuppone un simile modo di pensare e naturalmente una visione condivisa del campo dell'arte contemporanea. L'attività che l'associazione porta avanti da anni in diversi paesi europei è degna di ammirazione e riconoscimento. Quale altra cosa potrebbe avvicinare di più i cittadini europei di una simile missione culturale di cui sono partecipi sia gli stessi artisti espositori che l'associazione e istituzioni collaboranti, ma di cui vincitore vero è il pubblico, dato che attraverso questo percorso nei diversi paesi arrivano quasi porta a porta le espressioni artistiche raffiguranti il nostro presente. Tale attività richiede uno sforzo notevole da parte degli organizzatori. Basti pensare all'impegno che può richiedere l'organizzazione di un progetto fotografico, di pittura, ma soprattutto quello di una mostra tra di sculture che coinvolge 6 paesi europei. Nonostante le tante difficoltà che spesso causano notti insonni agli organizzatori, in particolare a Giovanna e a Enzo, sono convinta che il successo dell'evento ricompensa tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di essere partecipi di questa serie.
E sono stati 5 anni importanti, questi qua di intensa collaborazione. Avete una produzione, diciamo, di proposte e un attivismo francamente straordinario, ma quello che vi, al di là della valorizzazione di diversi artisti, eccetera, nostri, quello che vi rende sicuramente maggiore merito è quello di coltivare costantemente questo scambio con altri paesi, soprattutto dell'Est Europa, e questo ci fa estremamente piacere perché, diciamo, accorcia le distanze e favorisce quello che è un certo tipo di confronto e di dialogo che secondo me costituiscono questi elementi, l'essenza di quello che è poi la cultura è scambio, confronto e dialogo, per cui se non facciamo questo non c'è Schengen per le opere d'arte, grazie a Dio, quindi ecco, questo ci fa estremamente piacere. Quindi io sicuramente sarò vostro amico, la presenza qui questi anni non testimonia il fatto del tatticismo che bisogna esserci come rappresentanti di un'amministrazione pubblica, ma testimonia quello che è un profondo attestato di stima nei confronti di quello che voi avete svolto. Siete un baluardo perché siete l'ultima e unica galleria privata rimasta in città, un'associazione culturale che continua a promuovere con una intensità e con un livello qualitativo così buono una serie di iniziative, sicuramente va sottolineata soprattutto dall'istituzione pubblica. Ecco, io credo che questo sia il fondamento del fatto che sono stato, quando ho potuto, e meglio che ho potuto, sempre presente qua. È un attestato veramente di stima e di riconoscenza per tutto ciò che fa. Per cui sicuramente continueremo a vederci, non c'è nessun problema e niente, vi faccio i complimenti e soprattutto gli auguri di continuare con questo vigore, con questa intensità e soprattutto, cosa che vuole sempre come condimento e come lievito di tutte le azioni nostre, di chi appunto si pone in maniera volontaristica e disinteressata alle cose con la grande passione, con la passione. Quindi io questo vi riconosco ed è la cosa sicuramente che maggiormente voglio sottolineare. Grazie, grazie a voi, benvenuto, spero che il vostro soggiorno possa. Mentre la leggevamo insieme, mentre la allestivamo, mi è venuto in mente che forse, beh, già Cinzia probabilmente deve essere rimasta abbastanza colpita, perché questi linguaggi sono linguaggi paralleli, però lo stesso discorso potrebbe valere per il poeta Sbrellin. Sto pensando a Silvia Pignatti, a Mellini, alla Cavallaro. Cioè, noi abbiamo coltivato negli anni giovani, meno giovani, nuovi e meno nuovi, che comunque in questo tipo di linguaggio si riconoscono sicuramente, perché c'è uno spirito di base che è quello della favolistica.